Ciao a tutti, eccomi ritornati con un nuovo video. Oggi video, cosa c'è nel mio beauty da viaggio? Diciamo beauty da viaggio, sì, nel senso che ci sono tantissime cose, tantissimi prodotti, premetto, non sono tutti necessari, non tutte le ragazze, non tutte hanno bisogno di tutti questi trucchi, ma neanche io lo ammetto, nel senso, mi correggo, se so che ho bisogno di fare delle foto, dei video, delle cose, io ho bisogno del mio kit. Se invece, non so, dipende dove sto andando. Se sto andando in un posto dove so che non mi truccherò mai, o mi truccherò solo la sera, porterò il giusto indispensabile. Allora, questo in particolare è il beauty da viaggio bellissimo di Victoria's Secret. E in realtà io l'ho preso a Bologna, all'aeroporto esattamente, perché a Bologna all'aeroporto c'è il negozio Victoria's Secret. Bellissimo, ho preso due o tre cose, bellissimo, mi ha fatto un piacere tornare, però all'aeroporto, insomma, uno deve entrare, fare il biglietto, cioè il biglietto, non è che fare il biglietto per partire, vabbè, insomma, mi sto dilagando, però insomma ci sono un po' di trafile da fare, però ecco, io lo adoro. Allora, innanzitutto poi è molto comodo perché sembra praticamente un bauletto e in realtà si può portare tranquillamente come se fosse una borsa, quindi diciamo che ecco. Poi è molto comodo perché ci sono due belli scomparti, ecco qua. E una volta in hotel, per dire se andiamo in hotel, questo se si svuota ovviamente si può attaccare come si dice, a quelli in bagno, in hotel si può attaccare in bagno, ci sono tanti appendini, quindi in quel modo c'è. Allora, io parto subito a farvi vedere le miriade di cose che ho. Allora, innanzitutto io devo sempre portarmi dietro o un fondotinta o una BB cream. In questo caso mi sto portando dietro, sto usando moltissimo questa BB cream di Pharmacy, all in one, tutto in uno. La tonalità è light to medium e ve la faccio vedere bene qua. Questa l'ho scoperta al Cosmoprof. Devo dire la verità, per me la tonalità un po' chiara, giusto adesso che mi sono sbiancata parecchio purtroppo, va bene, perché comunque light to medium, sarei più da medium to dark, ma comunque insomma è una crema molto buona. Contiene l'olio di macadamia, l'olio di argan e una protezione SPF 15 e anche il collagene, quindi è molto molto buona e tra l'altro lo indosso anche adesso. È molto coprente nonostante si tratti di una BB cream. Poi, sempre riguardo il reparto, diciamo, skincare, eccetera, base skincare, mi porto sempre dietro con me il detergente viso con puro olio nutriente di karité dei Provenzali. Questa è una mini size che avevo trovato in un giornale. Sì, in un giornale ed è molto comoda. Ha un profumo forte, a dire la verità, però lo uso per deteggere il viso. Se non ho dietro il Clarisonic, applico questo detergente che diciamo è molto liquido, lo miscelo con acqua e poi passo sul viso e via. Poi non posso fare a meno del mio scrub, lo scrub per le labbra. Questo è uno scrub per le labbra di Kiko che avevo acquistato ormai la collezione dell'anno scorso, ma fa un profumo di champagne e fragole, fa un profumo buonissimo, aiuta a rendere le labbra morbidissime e adesso che sto usando tantissimo le tinte labbra, questi prodotti sono ottimi e aiutano anche a rimpolpare le labbra, quindi sono super approvati. Poi riguardo lo skincare ho il panno, questo di Sephora. E questo adesso è rigido, ma con l'acqua diventa un panno molto morbido e serve per andare a togliere tutti i residui del make-up, ovviamente dopo aver usato il latte detergente, l'acqua micellare e via di seguito. Poi mi porto sempre dietro il contour kit, questo è di questo cos'è? City Color. Questo è molto comodo, ecco, c'è tutto, c'è illuminante, terra e terra scura per fare il contouring, terra fredda, terra calda e illuminante. Questo è un buon prodotto, anche questo l'ho scoperto al Cosmoprof
cruelty free, sì, è un prodotto molto low cost, ma è veramente valido. Poi primer mi porto dietro sempre questo di Bronx Color, il Pore Minimizer, che sto utilizzando tantissimo. Questo serve a nascondere i pori dilatati, lo metto esattamente al centro qui del viso. È molto valido anche questo, l'ho scoperto al Cosmoprof. Poi, ecco un altro, diciamo, prodotto che mi interessa, ecco, portarmi dietro è questo matitone di NYX bianco. Questo è la Jumbo Pencil nella tonalità Milk. Mi serve come base, ecco, come base per gli ombretti, per rendere i colori più vibranti, ecco. Poi, sempre riguardo alla skincare, adesso sto utilizzando questa crema rivitalizzante protettiva di Vivi Verde Coop. Ha la consistenza di un gel, non mi fa irritare la zona del contorno occhi, che è già un miracolo. Direi che è provata, ecco, diciamo è un prodotto non costoso, ecco, quindi come prodotto low cost è approvato. Poi, allora, passiamo ai mascara. Qui ne ho. Dovete sapere che io. Eccomi, ci sono. Sto cercando tutti i mascara, così almeno parlo di tutti. Allora, sto utilizzando questo Rock and Doll di Essence Volume Eye and Opening Mascara, che è questo. Vi faccio vedere anche lo scovolino. Allora, in realtà questo mascara non mi sta dando grandi soddisfazioni. Allora, è lo scovolino curvato che serve per aprire lo sguardo. È un mascara che non mi dà tutto questo gran volume, questa gran lunghezza. Sì, non è male, ovviamente sono mascara di 2-3 euro. Però ecco, riguardo al mascara top della Essence, diciamo che questo non è il massimo. Allora, poi lo uso, praticamente lo uso in combinazione con questo. Tengo le scatole perché sennò questi mascara rischiano di sporcare tutto l'ambaradan del beauty. Questo è il mascara, Natural Mascara di Paula P. Questa è una formulazione molto liquida. Vi faccio vedere velocemente lo scovolino, è questo. Sinceramente non sono tanto contenta di questo mascara. Comunque vi ho fatto la recensione e ve la metto anche nelle schede. Quindi uso questi due mascara insieme in combo e il Lash Extender, che questo è un ottimo prodotto. Questo è di Paula P. Ovviamente se questo Lash Extender si utilizza con un mascara ancora, diciamo, valido, le ciglia secondo me sembreranno finte, perché veramente. Poi ho due campioncini qua, una crema antirughe della Pura Vida Bio, questa è un ottimo brand, è un po' costosetto, però ecco, adesso sto usando i campioncini. Poi ho la crema giorno super idratante di Elan, anche queste sono ottime creme. Poi ho questo ombretto in crema di Benefit. Questo è un ombretto classico che adesso ha fatto un po' di crepe in realtà, però non si è ancora seccato. È un colore champagnino rosato che fa già da sé il trucco. Basta applicare questo su tutta la palpebra mobile, applicare il mascara. Un trucco da giovane già completo. Poi ho una Kajal marrone di L'Oreal, buono, niente di che. Poi ho questa tinta di Make Up Forever, a proposito di tinte, questa, in questo colore marroncino, marroncino caldo scuro. E poi il primo scoperto l'abbiamo finito, passiamo all'altro. Ecco, abbiamo, io non posso viaggiare senza la mia crema mani, perché altrimenti già adesso infatti le ho secche e ne vado infatti a dare una passata, perché altrimenti si screpolano e si irritano e diventano veramente una cosa. Mi dà proprio fastidio, non è tanto il discorso di estetica che mi dà proprio fastidio. Bene, applicata la crema. Questa è di Natura Siberica, una crema molto buona. Questa è di Natura Siberica, una crema molto buona, la Extra Firming Hand Cream. È una crema anti-età, anti-rughe, al ginseng siberiano e al 99% di formula in origine, cioè di formula naturale e made in Siberia. Anche questa l'ho scoperta al Cosmoprof l'anno scorso. Fa un profumino delizioso. Ah,
ci tengo, ecco, a dirvi che non mi dà alcun fastidio di allergia, perché voi sapete, io ho problemi di allergia cutanei, problemi di allergia cutanei, quindi tante creme mani mi danno fastidio, creme corpo, creme mani, creme viso. Questa non mi provoca nulla, nessuna irritazione, quindi se anche voi avete questi problemi ve la consiglio. Adesso si trova sia online che anche nelle più profumerie, ecco, in Italia. Poi, passando a altre cose truccose, un blush che mi piace utilizzare in questo periodo è questo di Deborah Milano, Dark Pink. Lo faccio vedere qui bene, l'ho preso l'anno scorso. E in questo periodo dell'anno mi piace, mi piace, mi piace. È un rosa antico scuro. È un bellissimo rosa antico scuro che con i miei colori, che sono appunto olivastri, sta benissimo e mi piace molto. È opaco. Poi abbiamo, ecco, questa è già più costosa, la Pro Sculpting Palette di Make Up Forever. Ve l'ho già fatta vedere altre volte. Questa è fantastica. Questa qui l'ho acquistata io al Cosmo Prof. È veramente qualcosa di stupefacente, nel senso che adesso non servirebbe per altri prodotti, basta questa perché comunque c'è tutto. C'è il, come si dice, la parte chiara per fare il contouring, ovviamente sotto l'occhio, per illuminare questa zona, triangolo sotto l'occhio, ponte del naso. Poi abbiamo la parte scura che serve appunto per delineare gli zigomi. E quindi per fare il contouring, poi abbiamo la parte per illuminare questa parte, la parte alta dello zigomo e il blush appunto da applicare sulle gote. Questi sono prodotti in crema, sono prodotti di alto make up, alta profumeria. Però ecco, io l'avevo presa in sconto al Cosmo Prof, perché appunto la Make Up Forever sconta parecchio al Cosmo Prof, quindi avevo approfittato, approfittatene se potete. Poi ho il mio correttore di Kiko, questo è il Full Coverage Concealer nella tonalità 06. Questa è una tonalità bella scura, bella pescata scura, che va bene per noi morettine, che abbiamo la carnagione scura e quindi tendiamo ad avere questa zona, l'incubo dell'occhio, piuttosto scuro, bluastro, verdino. Sì, un bluastro verdino, e quello lo va a mimetizzare molto bene. Poi invece sopra per illuminare, sempre la zona delle occhiaie, uno dei miei correttori preferiti è il Cancella Età di Maybelline. È inutile che ve ne stia a parlare perché lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti. Questa è una tonalità light, ma perché siamo in inverno, altrimenti uso la nude. Poi non può mancare l'eyeliner, questo è del Tattoo Liner di Kat Von D. Questo mi è stato portato dall'America, dagli Stati Uniti, da amici che appunto viaggiano, e io avevo chiesto appunto questa eyeliner perché è qualcosa di spettacolare. Guardate la punta, com'è bella, fine, sottile. Permette proprio di fare, io con questo, cioè, posso truccarmi tranquillamente anche senza appoggiare il gomito, per dirvi, anche stando in piedi davanti allo specchio. E viene una riga, una linea precisa, perfetta. E poi potete decidere voi se farla più spessa, più sottile, come volete, perché questa è veramente. E poi dura tutto il giorno, oltre ad essere facile da applicare. Un bel nero, dura tutto il giorno. Io confesso che me ne farò acquistare degli altri di questi tattoo liner, anche se credo che adesso arriveranno anche in Italia, a quanto ho capito. Comunque, per sicurezza qualche altro eyeliner me lo farò portare. Poi ho con me la Made to Last, la matita per labbra, la Made to Last nella tonalità 103 di Pupa, questa. Questa l'ho usata anche oggi per fare il contorno delle labbra. Questa niente, è una matita color nude e se siete morettine scurette come me, ve la consiglio, la numero 103. Queste sono matite ottime, quelle di Pupa, le Made to Last. Riguardo Pupa, ecco, qua me lo sono portato dietro perché in questi giorni comunque di festa si esce e magari faccio anche delle foto, poi in più si esce, mi piace anche indossare glitter. Questo è il Diamond Eyeliner di Pupa. Questo è di una collezione passata, appunto sono dei glitter in eyeliner che, eccoli qua, sono di 1000 colori e mi piace applicarlo sopra, cioè prima stendere l'eyeliner e sopra l'eyeliner applicarci
uno strato di glitter, cioè per queste feste i glitter non possono mancare, ecco. Poi un ombrettino che mi piace tanto, questo di Make Up For Ever, è il numero che non lo so, no, non lo so, non c'è scritto, ma neanche nella scatola c'è scritto. Ah, 955, Star Powder Poudre Irisée, Star Powder. Bene. Questo è un ombretto, come si dice, quelli cangianti, che cambiano colore, va dal marrone al verde, dipende dalla luce, dipende da come lo sfumate. Io infatti con questo ombretto, solo questo, ci faccio un trucco e sembra che io abbia due o tre colori, quindi ve li consiglio. Gli ombretti duochrome si chiamano. Poi, sempre restando al tema delle feste, appunto, ho con me il... come si chiama questo? Ecco, ho con me il pigmento Old Gold di MAC, questo bellissimo oro, oro antico, stupendo, che in questi giorni sto usando parecchio. Poi di MAC ho il Soft Ocre, il Prolong Wear Paint Pot Soft Ocre. Questa è la mia base preferita, questa la utilizzo appunto come base per gli ombretti, ma si può anche utilizzare solo questa e il mascara per un look da giorno. Questa è una base opaca sul giallino beige, va a coprire tutte le eventuali discolomie e venuzze che abbiamo sulla palpebra, perciò è ottima. Questa qui di MAC, ve la consiglio, questi paint pot, andate a darci un'occhiata. Poi, rimanendo in tema di feste, non poteva mancare l'illuminante, questo è di Pupa, è un bellissimo illuminante, questo è lo Stay Gold Eyeliner All Over Illuminante Oro Puro, ce l'ho anche adesso indossato. Questa ovviamente non lo trovate adesso, però trovate quello, il sostituto, nel senso quello che c'è, che Pupa ha fatto uscire per la collezione natalizia di quest'anno, e ho visto che è molto bello anche quello. Io ovviamente non lo compro perché ho ancora questo, è ovvio. Poi ho due campioncini di shampoo, perché appunto mi porto dietro anche questi. Questi sono shampoo di Essere, camomilla per uso frequente. Sono buoni questi shampoo di Essere, devo ammettere. Poi ho la mia cipria Blot Powder Pressed di MAC, questa nella colorazione dark, perché io la utilizzo tantissimo anche in estate, quindi se la prendessi più chiara non avrebbe senso. E niente, è questa. Questa colorazione che, anche se adesso comunque sono sbiadita, mi va benissimo, ecco, anche adesso. C'è la sua spugnetta, io questa me la porto sempre in giro, anche in borsa, di la verità. Anzi, è sempre in borsa. Come palette mi sono portata dietro la mia amata Chocolate Bonbon di Too Faced. Vi ho fatto anche già dei trucchi con questa palette nel mio canale, ci sono, magari ve li linko. A parte che l'adoro come palette perché è bellissima, cioè solo il fatto che sia rosa con i cuoricini è bellissima. Me l'ero autoregalata per San Valentino dell'anno scorso, pensate un po', vabbè, lasciamo perdere. C'è lo specchio e questa è la palette. Sono tantissimi colori, sia particolari come questo fucsia, però ci sono anche tanti colori nude, quindi ecco, si può creare un trucco normalissimo, non importa, comunque ecco, truccarsi in modo chissà come. L'ombretto fucsia è quello che uso meno, anche se mi piace tantissimo, e c'è un bellissimo illuminante, aiuto, magari lo cerco di non... questo illuminante qui è bellissimo, è qualcosa di veramente stupendo. Faccio vedere, è veramente bellissimo questo illuminante. Poi c'è anche la parte opaca, illuminante opaco, e ci sono tantissimi ombretti colori di transizione, e per cui ecco, io riesco a fare un trucco tranquillamente da tutti i giorni con questa palette, quindi niente, sono stata molto 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 contenta di averla acquistata. Poi ho con me la crema da giorno di Cartier Paris, questa mi era stata omaggiata al Cosmoprof, è molto buono il profumo, è una buona crema idratante, devo ammettere. Poi ho un altro campioncino, questo è un siero di acido ialuronico di Pura Vita Bio, anche questo mi era stato omaggiato. Poi non potevano mancare le sopracciglia, io utilizzo ormai da quando l'ho acquistato, l'anno scorso al Cosmoprof, il Tame & Frame di NYX, la pomade di NYX, infatti questa, della tonalità brunette.
io con questa mi trovo benissimo, è perfetta per le mie sopracciglia, e perché è un marroncino freddo ma non troppo scuro. Io un pennellino angolato e faccio le sopracciglia in un nanosecondo, veramente sono comodissime queste tinte, queste pomade, queste pomate per sopracciglia. Questa è di NYX e l'avevo acquistata io al Cosmoprof. Poi sigillo il tutto con la Gimme Brow di Benefit, questo famoso mascara per sopracciglia. E poi per finire, sono andata velocissima, per finire ho tre tinte di Gerald Cosmetics: la Wind Down, la Cherry Bomb e la Ecstasy. Queste tinte, inutile dirvi che io le adoro, anzi vi linko sotto il video che ho fatto di recensione, così non sto a perderci troppo tempo con queste. Niente, io ho finito, questo è il beauty bello che è finito, bello che è svuotato, volevo dire svuotato, vedete che poi si trasforma in un oggetto, ecco, da poter appendere in bagno, se si va in hotel, cose del genere. Niente, io spero di esservi stata utile con questo video, spero che vi sia piaciuto e magari fatemelo sapere con un bel pollicione in su. E niente, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo, iscrivervi al canale così non perdervi i prossimi video. E niente, vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!